costituisce un appuntamento ormai consolidato e consueto nella nostra città e che prevede ogni domenica a partire dal 6 ottobre fino a fine marzo un ciclo di itinerari e di visite negli angoli più nascosti della città, alla visita dei beni culturali più importanti, tra quelli noti e quelli meno noti. È un'opportunità che noi offriamo ai nostri operatori turistici, rilevato che nei weekend Salerno conosce il maggior numero di presenze turistiche nella città, pertanto diventa un servizio a costo gratuito in qualche modo che noi mettiamo a disposizione dei nostri operatori che sicuramente saranno inseriti nei pacchetti turistici di promozione. Ovviamente nel periodo delle luci d'artista da novembre a gennaio sarà impreziosito questo calendario di eventi perché sarà sicuramente partecipato come negli anni scorsi da tanti turisti e non a caso all'interno di questo vasto programma che prevede sempre la partenza da Palazzo di Città alle ore 10 c'è previsto una finestra sui presepi e una finestra per la conoscenza dei migliori attrattori e beni culturali della città come il Teatro Verdi, la Villa Comunale ed altre. Partenza domenica 6 ottobre ore 10, ci aspettiamo tanti cittadini salernitani ma soprattutto tanti turisti, tanti appassionati della nostra città che avranno l'opportunità di partecipare a questo ciclo di visite che è assolutamente gratuito. Allora, noi siamo l'associazione Il Camperto che da anni prendiamo parte a Visitiamo la città con una serie di visite guidate. La prossima, la prima nostra, è I Favolosi Longobardi, che è una visita molto divertente perché è organizzata insieme agli attori della compagnia Arteria, per cui a sorpresa durante il corso della visita personaggi della Salerno Longobarda prenderanno vita e racconteranno la loro versione particolare della storia, quindi interrompendo le guide, è una cosa molto divertente anche per avvicinare i bambini e più giovani alla storia della città. Buongiorno, io sono Lucia Sessa e faccio parte dell'associazione di volontariato Gruppo Archeologico Salernitano Onlus. È ormai il quinto anno che partecipo come relatrice di questa grande e importante iniziativa Visitiamo la città. E credo sia un appuntamento ormai irrinunciabile per tutti i cittadini appassionati del nostro patrimonio. In particolare ho focalizzato l'attenzione sulla mediazione dei musei, quindi mi occupo di didattica di musei e di come il nostro patrimonio può essere comunicato al pubblico, quindi da adulti a bambini. Spero che anche quest'anno l'iniziativa abbia una grande partecipazione, perché ripeto, è fondamentale far conoscere la nostra cultura, renderci conto che i musei, le chiese, i monumenti non sono luoghi di semplice tutela, conservazione, ma appunto nascono proprio per valorizzare, far conoscere, far comunicare.